Maleducato! Awanà! Quattro ore da casella a casello! Sta macchina è una spada! Sì, vabbè, ma le emoroidi mi battono come le nacchere dentro le mutande, mamma mia! Che imbare questo? Sì. Vediamo se qualche cosa di fresco. Stiamo in campana, no? Questa è terra nemica. Sì, eh. Quantorno sarà pieno dei bastardi milanisti. Senti un po' se puzzo. Che cazzo. C'hai ragione, se famo riconoscere, Fabio. Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare al milanese stretto. Fa un po' sentire come lo parli. Ah, pirla, faccia tu caffè. Tu sei preciso, mi pari avvocato Prisco. Ma che è? E saranno piccioni, che è? È dentifricio, che c'hanno il tartare al culo? Perché un po' è? Ma cammina, forza! Al cervello ce l'hai! Boban! Milan-Roma, Milan-Roma, questo è Milan-Roma! Dai, 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 dai! Albertini! Dai, 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 dai! Sì, 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 dai! Sì, dai. Ha capito l'intenzione dell'avversario. Dai, 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 vai! Vai, 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 gol! Pallone sferrato dal portiere che non riesce. Rossoneri siamo noi, ma chi cacchio siete voi? Rossoneri siamo noi, ma chi cacchio siete voi? Oh, scusa, Zac, ho fatto male, mi sono fatto male io. Adesso ti faccio vedere un po' di tele, Facciamo un po' di zapping, facciamo il giro delle private. A caso. Sarà una partita combattuta. No, non è possibile. Maurizio Moschito, tu che si va? Contro il Milan, la Roma farà risultato. Ma vaffanculo, cielo del malocorio! Ma che cacchio dici? Sembra adesso il Milan perde in casa con la Roma. Impossibile! Barbone! D'un barbone! Adesso ti faccio vedere io. A me tutte le altre squadre mi fanno cagare. Guarda lì, Adesso lo chiamo, cazzo. Massimo del rendimento. Poi magari hanno un certo calo. Maurizio, abbiamo il primo telespettatore in linea. Ah, bene. Con chi parlo? Sono Silvio Galliani. Oddio, Silvio, ancora tu? Che domanda vuoi fare stavolta? Sentiamo. No, dunque, volevo dire che te stasera con quel pendolino lì mi hai agitato un po'. Secondo me non è giusto agitare i milanisti col pendolino. Anche perché il mio Milan perde in casa con la Roma. Non è possibile. Cosa dite, ragazzi, anche voi, Non è possibile. Caro Silvio, il pendolino dice così. Cosa vuoi che ti dica? Sì, vabbè, ma se il pendolino parla come chi lo tiene in mano, dice delle stronzate bestiali. Hai capito? E poi buttalo via che porta sfiga. Il pendolino! Uè, ho fatto bene a dirgliene quattro, vero Cristian? Senti Paolino, Silvio, dai, sai cosa tu, ti dico? Stavolta mi hai proprio rotto le scatole. Se vuoi parlare di calcio, parliamo di calcio. Va bene, parliamo di calcio però. Del calcio in culo che ti meriti. Perché domenica scorsa all'Albertini te ci hai dato 6 e quello meritava 8. Ma quale 8, per favore? Non facciamo ridere, dai! Sei un interista, eh! Per me il tuo pendolo pende per il pelato brasiliano! Non hai ti capito? Permetto di fare queste illazioni, chiaro? No, io non sai faccio, cosa ti io dico, non Silvio? Niente, non telefonare non mai e più! Non ho bisogno. E poi, per pronto, favore, chiudete immediatamente la comunicazione! Io questo lo denuncio! Lo denuncio ai carabinieri! Gli faccio passare un brutto quarto d'ora! Cosa da pazzi! I tifosi del Milan mi sono simpaticissimi, ma allora gente come questo Silvio meriterebbe che il Milan le partite le perdesse tutte! Ma le mosche, sai dove devi andare? Tu devi andare, dove si portano le mosche! Mi consenta, Hai capito? Barbone! Parliamo dell'altra grande... È il mio televisore! È il mio... Dio, ma che è successo? Chi ci ha messo qui? E mo che io dice a mio zio? Te, chi vuoi che io dici? Mortacci vostri. Buonà, non è che i brigate rossonere ci hanno individuato. E che c'hanno il GPS? Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero! Terribili! Che te lo finisci?